Ci sono 20 anni di governi nazionali e regionali che non sono riusciti a sbloccare una situazione che il Movimento 5 Stelle e il governo ha sbloccato in meno di un anno. A dimostrazione che quando c'è la volontà politica e quando l'obiettivo è uno solo, quello di creare sviluppo sui territori, di evitare sperpero di risorse e di denaro pubblico, allora le cose si fanno e si fanno subito. Per 20 anni qualcuno ha bloccato il rilancio vero di questo scalo perché evidentemente c'erano lotte di potere sulla gestione dell'aeroporto. Non ci dimentichiamo che De Luca 10 anni fa aveva bloccato l'ingresso di JSAC nella gestione, che già dal 2009 era in grado di poter entrare nella gestione e anche di stanziare i fondi per l'ampliamento. Parlò all'epoca di colonizzazione dei napoletani, oggi evidentemente ha cambiato idea. Certamente è tra i principali responsabili e lo cito solo e soltanto perché ha il coraggio di prendersi un merito che non ha nella maniera più assoluta. C'è una guerra sulla paternità di questo scalo in atto. Ma i fatti ve li ha raccontati prima la mia collega Valeria Cerambino. Io credo che non si tratti neanche di capire di chi è la paternità o meno, si tratta di essere felici del fatto che si è fatto. Si è fatto dopo una serie di azioni, di filiere istituzionali, cioè da me a Felice che ci ha dato una mano enorme, la senatrice Caudiano al Ministero, fino a Toninelli che ha preso a cuore questa situazione e l'ha portata avanti in poco tempo. Io posso dire che è stato un tempo record, secondo i parametri a cui eravamo abituati è stato veramente velocissimo e di questo sono felice. È stato sicuramente un lavoro di squadra perché noi del Movimento 5 Stelle lavoriamo in questo modo, siamo per una politica trasparente, libera, per una politica nobile. Il nostro mettiamo al centro appunto il cittadino ed è un lavoro di squadra, quindi il primo input mi è arrivato dai regionali, da tutti i componenti della regione, in modo particolare qui alla mia sinistra da Michele Cammarano, che abbiamo lavorato in ogni momento, l'ho preso al cuore effettivamente questa problematica e sinceramente dopo ben 7 mesi di grande impegno, e le dico sinceramente con grande impegno, oggi effettivamente portiamo a casa questo risultato.